Abicert è l'ente di certificazione che si occupa della marcatura CE dei prodotti da costruzione, un po' tutto quello che riguarda la filiera delle costruzioni e su cui abbiamo l'obbligo da una parte per la marcatura CE dei prodotti da costruzione, la volontarietà dall'altra per quanto riguarda le certificazioni di sistema. Perché un'azienda si deve certificare? Per ottemperare a quelli che sono i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, norme tecniche per le costruzioni. Che cosa comporta? Sono tutte tematiche che riguardano la sicurezza dei materiali che vengono impiegati nelle costruzioni. Quindi sicurezza vuol dire sicurezza nell'uso e nell'installazione di questi materiali, vuol dire tutela del consumatore, ovvero dell'utente che utilizza tutto ciò che è costruito. Qual è il problema che oggi è presente sul mercato? Ci sono diverse aree in cui non c'è un corretto presidio della sicurezza, perché non tutti i prodotti che vengono installati sono corredati dei pertinenti certificati CE. In molti casi i certificati CE che sono presenti non sono adeguati a quella destinazione d'uso. Quindi la bravura di un progettista, di un direttore dei lavori, è di selezionare, di censire, di prendere sul mercato quelli che sono i prodotti correttamente marcati per quella destinazione d'uso. Il legislatore europeo ha previsto l'obbligo di controllare in genere annualmente la marcatura CE dei diversi prodotti. Vuol dire che ci deve essere, così come c'è un certificato di assicurazione, ci deve essere un certificato CE pertinente per quel prodotto, per quella destinazione d'uso. Se il certificato è scaduto, vuol dire che il controllo non sta più avendo luogo. Avere un prodotto che non ha il certificato CE vigente vuol dire avere un prodotto fuori legge. L'attenzione di ogni cittadino deve essere sul fatto che quando andiamo anche al punto vendita ad acquistare un prodotto, dobbiamo assicurarci che ci sia il certificato CE pertinente per quella destinazione d'uso. Una filiera certificata diventa una filiera garantita a tutela degli operatori, ma soprattutto a tutela dell'utilizzatore finale, il nostro comune cittadino.